La Camera mandato a Salvini, quindi la stampa invece fa un passo avanti, il dibattito di ieri ci lascia capire alla stampa che c'è la possibilità di un centrodestra che possa ricevere l'incarico e questo incarico andrà al leader del centrodestra, quindi Salvini. Quindi ci sarebbe anche stato un ricompattamento all'interno del centrodestra dopo il certo nervosismo di ieri e quindi Salvini avrebbe in qualche modo convinto tutti. Ma ieri Salvini che cosa combinava? Ne ha cominciato a combinare una delle sue, è andato, stava a Strasburgo, Parlamento europeo, a presentare la vittoria, o quantomeno a raccontare quello che è successo in Italia. Guardate il suo rapporto con i giornalisti, guardate quello che è accaduto. Grazie, intendo ringraziare tutti gli amici del gruppo ENF con cui abbiamo lavorato e continueremo a lavorare in maniera ottima. È un bel messaggio quello che arriva dall'Italia e ci impegneremo. Grazie. Se parlo da solo è meglio. Se a qualcuno danno fastidio gli applausi può accomodarsi fuori. Se a qualcuno danno fastidio. Allora, se a qualcuno. Ragazzi, educazione almeno oggi. È troppo chiedere ai giornalisti educazione almeno oggi? Lo chiedo al giornalista? È troppo? Posso parlare? Onorevole Se Salvini. mi dà fastidio il voto mi spiace per voi. No, ci danno Se fastidio gli mi dà applausi. fastidio il voto. Chi vuole applaudire è libero di applaudire. Qua No, dentro ci sono chiunque è delle libero di regole. applaudire. Ma roba da mano. Onorevole Salvini, ci sono delle regole? Siamo Onorevole Salvini, veramente. onorevole Salvini. Siamo alle comiche. Sto parlando io se non le dà fastidio. Silenza. Se il risultato elettorale non le piace, mi spiace. Questo è il bello del risultato elettorale. C'è tanta gente a sinistra che è nervosa.